Non c'è stata un'unicità nelle delle opinioni. Voi cosa ne pensate di questa ipotesi? Abbiamo ascoltato attentamente per oltre un'ora e mezza le giustificazioni o le pseudo-giustificazioni dell'assessore di Trenitalia e di RFI. Sinceramente non siamo soddisfatti delle non soluzioni proposte. Le chiamo non soluzioni perché dopo un anno e circa 6 incontri siamo a fare le stesse proposte. Confronti con il territorio, ma non mi sembra ci sia da capire ulteriormente le criticità del territorio. Le esigenze dei pendolari le abbiamo rappresentate sempre in ogni sede e gridandole ad alta voce. L'altra proposta che oggi è piovuta sul nostro tavolo è quella di rifare il memorario, di rifarlo però per il giugno 2025. Ci sembra un'ulteriore proposta aleatoria. I treni regionali hanno bisogno di tutela, mi permetto di usare questo termine, subito, adesso. Ci sono già degli orari che, se rispettati, funzionano benissimo e permetterebbero ai pendolari di usufruire un servizio efficiente, e invece questi treni sono continuamente costretti a fare gli inchini ai treni ad alta velocità, i quali in realtà dovrebbero dare la precedenza ai treni regionali. Quindi le regole ci sono, gli orari funzionali ci sono, basterebbe solo farli rispettare. Per cui la proposta odierna che ci è stata fatta dall'assessorato di rivedere gli orari, addirittura non solo non ci lascia soddisfatti, ma ci inquieta, perché temiamo che di qui al prossimo giugno né sarà fatto un memorario, né tantomeno i pendolari avranno ragione delle loro pretese di puntualità dei treni. Una cosa è certa, una qualsiasi revisione dell'orario deve passare attraverso priorità, questi due principi: priorità ai treni regionali, che non si devono inchinare dinanzi ai treni ad alta velocità, e il non passaggio dalla linea lenta, perché se si continua a deviare il percorso dei treni regionali sulla linea lenta, è scontato che non si garantirà l'efficienza e la puntualità del servizio ai nostri cittadini, ai nostri studenti e ai nostri lavoratori. Per questo ribadisco che noi siamo anche oggi, purtroppo, gravemente insoddisfatti delle risposte che vengono dalla Regione che dovrebbe tutelare questo servizio.